Andiamo a vedere se vediamo l'alba. Riflettevo sul fatto che noi che abitiamo qui diamo per scontato una cosa, che io esco da casa e vado a camminare in posti bellissimi. Non mi è mai venuto in mente prendere la macchina per andare a camminare, spostarmi. Invece pensavo che c'è un po' di gente che incontro che poi a forza deve prendere la macchina per andare a camminare in un posto da cristiani. Ma cioè, mi dispiace, cioè, mi ho messo quasi tenerezza a pensare a loro. Io cammino e sono qui. E non è tutto quello che luccica, eh. Io non prendo con internet. Quando devo andare a fare la spesa devo prendere la macchina, per esempio, vedi? Loro diranno, magari c'è uno che sta dicendo, ma pensa a te, io sto andando a fare la spesa a piedi, pensa che ci sono quei pirla che abitano in campagna che devono prendere la macchina per venire a fare la spesa, quindi ognuno il suo. Questi che hanno due Dacia, cioè ci sono dei Dacia addicted nel mondo, è una roba già aggressiva, però sembra di sì, due Dacia su due. Era un po' che non facevo qualcosa di un po' balengo e quindi ho detto è ora. E quindi intanto, prima di iniziare, lo spottone. Ciao, io mi sono svegliato alle 5 come conseguenza del video che fra un po' vedrete. Iscrivetevi anche voi e accendete la campanella, così non soffro più soltanto io, ma soffrirete anche voi. Penso che dobbiamo ancora lavorarci su questi camei che fanno i miei amici, ma ci lavoriamo, secondo me prenderanno il sopravvento sul canale. Allora, che cosa voglio fare? Ho deciso che voglio andare da qui al mare a piedi e voglio farlo tutto in autosussistenza, cioè vuol dire senza rompere le scatole a nessuno, andando da solo, camminando, andando per boschi, in tenda, eccetera, eccetera. Mi mancava una cosa, mi mancava quello che c'è qua dentro, e in modo tale che io potessi poi partire e vediamo un po', facciamo un unboxing. Mi sembra di essere un vero youtuber a fare gli unboxing. E ho anche il coltello da youtuber, che non ho mai capito perché usano delle lame di questo tipo. Io questo di solito lo uso per ammazzare i tassi, ma va bene lo stesso anche per aprire. Allora, oh, madonna che grossa, mi è scappata la mano. La tenda Marmot Tungsten UL2P dovrebbe in teoria pesare pochissimo e ho capito una cosa: nelle tende meno pesano più costano, tipo questa costa come il peso specifico di questa è come l'oro praticamente, tra l'oro e il titanio. Qua mi dice che pesa 1,4 kg ed è per due persone. Allora, adesso qual è il passaggio? È che io credo sia 15 anni che non monto una tenda, quindi devo capire un attimino come funziona. E quindi adesso ci metteremo assieme a montare la tenda. Se tutto funziona, eccetera, tra due settimane parto e vado a fare questo giro, che è più o meno questo. Che dovrebbe essere tra i 120 e i 130 km a piedi, e vediamo un po' se sopravvivo anche a questa avventura. Andiamo a montarla. Buongiorno Francesca, il sole splende. Ancora 5 minuti? No, l'orsetto dice di no. Non vuoi sapere cosa ha fatto Sissi stanotte? Che cosa? Non vuoi saperlo? Sì, che cosa ha fatto? Ho pianto tutta la notte. Ma va, adesso ha mangiato la pappa, devi vedere come ha mangiato come un lupo. Sì. È una lupacchiotta. Allora, siamo pronti a fare il montaggio, però visto che è una tenda professionale che costa 1 milione di euro e dovrebbe essere facile da montare, e dicono che sia la più facile da montare, oggi chi la monterà? Noi. Quindi vediamo un pochettino, se ce la fanno loro ce la posso fare anch'io. Allora, prego, montare.
Ok. Ah, quello sono i... cosa sono? Pali. Pali. Tu svuota, come se non ci fosse un domani. Apri, 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 apri. Quello lì cos'è? Due teli ci sono. Quello va dopo, secondo me. O va prima, non si sa. Ma non ci sono le istruzioni dentro. Non ci sono ancora. Qua, 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 qua ci sono le istruzioni. Sì. Vai. Sì. Dovete seguire le istruzioni. Qua mi chiamano, mi scrivono. Quanti pali, papà? Ok, va bene, non ce l'ho. Cosa? No, parti, segui le istruzioni. Uno. Connect. Allora, apri e devi montarli. Capito come si wow. fa? Così. Io sì, però ce ne sono due attaccati. Aspetta. Che cos'è questo? Sì, perché devi metterli a croce. Adesso, esatto, devi metterlo nei quattro angoli che vedi qua. Qua. Vedi che qua c'è un angolo. Ok. Qua c'è un altro angolo. Ma poi come li fermo? Qua, dentro quegli occhiellini. Sì, ok, ma come li fermo? Così, basta così. Non importa, poi prendi l'altra punta, questa qua, e la metti qua. D'aiuto. Qualcosa che non va. No, ah, così. Quel quadro che non cosa? No, guarda, è solo così. Hai capito? Che è... Perfetto, adesso fai la stessa cosa così. Capito? Credo che sia così. Handguard, mani in alto. Cecilia, stiamo facendo Cecilia, altre cose. Guarda, dov'è quel pezzettino? Ce l'hai sempre tu? Bravissima. Adesso serve? No. Adesso vieni qua che guardiamo sulle istruzioni cosa serve. Perché qua ne abbiamo un altro pezzo. Allora, fin qua l'abbiamo fatto. Ok. Però c'è una domanda. Questo, che cosa serve? Io l'ho capito. Cioè? No. Ok, non lo so. Non ha un paletto. È quell'altro tubo che ha Cecilia. Cecilia, fammi vedere quel tubo. Facciamo le colori. Queste cose qua. Queste cose qua le devi attaccare alla tenda. Voi. Vai, amore. Vai anche tu. Ma tu poi ci entri. Non lo so. Adesso vediamo dove andiamo a finire. Non so se ce l'ha. Capito? Ma è una tenda d'ondolo! Come una tenda d'ondolo? Sinceramente non so che cosa viene. Capito? Che fatica. Bravissima, Cecilia. No, ma che forte sta tenda. Oh, che forte! È un po' ci va un po' di forza, amore. Stacca prima questi qua laterali. Prima tutti i laterali. Cosa dici, Cecilia? Ma già capito dove si dorme. Hai capito dove si dorme? Sì. Dopo proviamo, eh. Però noi abbiamo sempre due pezzi in più che non sappiamo cosa farcene, che sono questo e questo, che secondo me dovrebbero andare qua sopra. Ah, questo sappiamo dove metterci. Aspetta, qua le istruzioni non ci sono per niente chiare. E questo? Poi di... Ah, eccolo qua la spiegazione. Ho capito. Però non ho allora capito cosa serve quell'altro tubo. Ok. Andiamo un altro telo. Adesso quest'altro telo. Ma prima questo qua si attacca. Tocca a voi. Questo lasciamolo così perché non sappiamo bene cosa serve. Dopo guardiamo un tutorial. Amore, l'hai messo al contrario. Ma come? Guarda la scritta. C'è scritto marmo al contrario. Ma non... Stacca tutto che dobbiamo girarlo Dai. Al contrario. Allora, che dici Franci? Non è stato così difficile. No? Un po' difficile adesso. No, adesso dobbiamo capire però ci ammanzano dei pezzi. Capire. E non riusciamo a capire, ma adesso studiamo, ok? Okay. Ceci, adesso studiamo e poi ti vi faccio entrare, ma ok? La completiamo, ma direi che è abbastanza facile, ok? A dopo. Oh, fammi vedere un po'. Sento anche lo stellato. Che bella la tenda. Siamo dentro? Che dici? Sotto un cielo stellato dormiamo, che bello! Ti piace? Sì! Meraviglioso! È ora di chiuderla adesso. Chiudi? Dai, non male, veloce, veloce leggera.
Ci piace, Ceci?